Bene ragazzi, buonasera. Adesso come continuazione dell'ultimo tutorial vi faccio vedere come si firma in batch processing con Lightroom. Anche qui è un'operazione molto semplice: si importa delle immagini, si selezionano tutte, poi in basso a sinistra c'è esporta, si fa esporta, filigrana. Adesso ce l'ho una aperta, si fa nuova filigrana, si apre questa schermata, si fa scegli opzione immagine e si va a scegliere una firma. Adesso io ce n'ho alcune pronte, ecco, per esempio metto questo logo qui che è il mio logo, ecco. E come potete vedere c'è effetti filigrana, cioè opacità. Poi c'è dimensione e poi c'è adatta o riempi, ma è meglio mettere proporzionale. Poi c'è verticale e di qua si può scegliere dove ancorare. Ci sono le varie zone dell'immagine e io di solito la metto, come ho detto, a sinistra, e quindi qua si può regolare orizzontale, verticale. Ecco qua la firma messa, poi si fa salva, si dà un titolo all'azione, crea. Dopo, quando siamo su questa schermata, siamo già pronti per l'esportazione, però se volete venire a vedere il vostro predefinito utente, si può scrivere aggiungi, si dà un nome e si aggiungerà qua. Io adesso non lo faccio. Poi si fa esporta e Lightroom esporterà le 8 immagini con la firma. Un attimo di attesa. Bene, adesso le immagini sono esportate, si può chiudere Lightroom e andare a cercare le immagini che bisogna dargli un percorso di salvataggio. Eccolo qua, la cartella di vita, e adesso ci sono le foto che sono firmate, come potete vedere. Vi aspetto al prossimo tutorial, grazie per avermi seguito, ciao ciao!